Continuiamo e risolviamo l'esercizio, pagina 17, numero 3. Il 1 gennaio 2003 il signor Rossi accende un mutuo con una banca per l'acquisto di un'abitazione per 200.000 euro, dalla durata di 20 anni e con rate semestrali, a un tasso di interesse nominale annuo del 6%. Fermiamoci un attimo, disegniamo subito il diagramma di flusso di cassa di questo mutuo. 1 gennaio 2003, istante di tempo 0, scriviamoci 1103 perché ci servirà, per la durata di 20 anni e con rate semestrali, è evidente che il periodo di riferimento sarà il semestre, 20 anni, 40 semestri. D'accordo? All'istante iniziale prendo a prestito il valore del mutuo, quindi mi entrano 200.000 euro. Dopodiché avremo una rata costante pari ad A, 1, 2, per tutta la durata del mutuo. Calcoliamola questa rata, visto che stiamo disegnando il diagramma di flusso di cassa del mutuo. Il tasso di interesse semestrale nominale annuo è del 6%. I 6% nominale annuo con rate semestrali e quindi evidentemente composto semestralmente. D'accordo? Qual è la solita formula? A uguale B per il coefficiente A dato B a che tasso di interesse? Quello del semestre, cioè il 3%, attenzione a non confondersi, per quanti semestri? 40. Cioè uguale a 200.000 per, quant'è questo coefficiente? 0,672. Facciamo il conto. La verità a me non viene così. Qual è questo coefficiente? Io vedo un altro coefficiente. Sì, mi piace più questo. Mi sembrava una rata troppo elevata. Questo mi sembra più verosimile e infatti viene 8.660. D'accordo? Perché comunque la rata veniva una cifra che moltiplicando 40 dava una cifra assolutamente troppo elevata, no? Quando poi gli ordini di grandezza, invece questa è una cifra ragionevole perché se la moltiplichiamo per 40 viene 330.000 e quindi più o meno ci troviamo. Questa è la rata. Cosa ci dice adesso l'esercizio? Il 1 gennaio 2006, quindi a n uguale, passato tutto il 2003, tutto il 2004, tutto il 2005, quindi sono passati 3 anni, a n è uguale 6, d'accordo? Quindi a 6, dopo che si è pagata la sesta rata A, 1106, il signor Rossi riceve in eredità un'obbligazione decennale dal valore nominale di 100.000 euro, cedola trimestrale, rendimento dell'8% nominale annuo ed emessa il 1 gennaio 2004. Il signor Rossi vende immediatamente l'obbligazione ad un investitore ad un prezzo tale che da assicurare all'acquirente un rendimento pari al 10% effettivo annuo. Il signor Rossi utilizza l'intero ricavato della vendita delle obbligazioni per ridurre il suo debito con la banca,
in modo da ridurre la rata del mutuo mantenendo costante l'interesse e la scadenza. Calcolare la nuova rata del mutuo. Quindi che cosa succede? Arrivati a questo punto, il signor Rossi versa alla banca una certa cifra e rinegozia il mutuo. Quindi lasciamo per un attimo in sospeso questo discorso e vediamo qual è questa cifra che il signor Rossi versa alla banca. Per fare questo dobbiamo disegnare il diagramma di flusso di cassa dell'obbligazione. Disegniamo come è fatta questa obbligazione. Questa è un'obbligazione decennale dal valore nominale di 100.000 euro, cioè alla scadenza dell'obbligazione c'è la promessa di veder restituito il valore nominale, 100.000. Cedola trimestrale, quindi il periodo di riferimento è il trimestre, 10 anni significa 40 trimestri, quindi 0, 40, d'accordo? Rendimento dell'8% nominale annuo, quant'è la cedola? Qual è il calcolo che dobbiamo fare? Dobbiamo ricavare il tasso di interesse effettivo trimestrale, che è uguale al 2%, d'accordo? E applicare il rendimento nominale, il 2% al trimestre, alla cedola. Al valore nominale per calcolare la cedola. Quant'è il 2% di 100.000? 2.000. E quindi c'è una cedola di 2.000 ogni trimestre. A partire dal primo trimestre, 2.000, 2.000. E andando in avanti fino al 40°. La data di emissione dell'obbligazione, cioè il punto zero, è il 1° gennaio 2004, 1104. E il signor Rossi riceve questa obbligazione il 1° gennaio 2006, cioè in che istante di tempo? Quanti trimestri sono passati? 8, sono passati 2 anni, cioè 8 trimestri, quindi la riceve qui, dopo aver incassato chi gli ha dato in eredità l'obbligazione, l'ottava rata. Tutto questo non c'è più, quindi il signor Rossi riceve in eredità questo, 2000 a 9, la promessa di avere restituito 2000 al nono trimestre, 2000 al decimo e così via fino al 40°. D'accordo? Cosa fa il signor Rossi? Vende immediatamente l'obbligazione ad un investitore che la paga all'istante di tempo 8, che vi ricordo è l'1106, la paga a un prezzo P tale per cui chi l'acquista, e quindi chi l'acquista ha acquistato questo flusso di cassa, conseguirà un rendimento pari al 10% effettivo. Ci interessa calcolare il prezzo P, perché poi questo prezzo P andrà versato alla banca per ridurre la rata del mutuo. Calcoliamo questo prezzo P. Come lo si calcola? Così come abbiamo fatto prima. Quindi possiamo scrivere P uguale, sono due flussi, uno di tipo A e uno di tipo F, cominciamo da quello di tipo F, 100.000 per il coefficiente P dato F, a che tasso di interesse? Bisogna conseguire un rendimento pari al 10% effettivo annuo. Quindi cosa dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare, come prima, la formula I effettivo uguale 1 più R alla M meno 1, invertendola per calcolare il tasso di interesse trimestrale effettivo da poter inserire nelle formule. Quindi invertiamo questa formula e viene R su M, che è quello che ci interessa, è uguale 1 più I effettivo, cioè il
10% effettivo annuo, quindi 1 più 0,1, elevato alla 1 su m, m è il numero di trimestri nell'anno, quindi elevato a un quarto, meno 1. Quanto fa? 0,024. 241, c'è anche uno, tre cifre significative, quindi uguale il 2,41%. Quindi qui dentro ci dobbiamo mettere il 2,41%. Per quanti trimestri? Quanti trimestri mancano fino alla fine dell'asta dell'obbligazione? 40 meno 32. Più A, 2000, che moltiplica il coefficiente P dato A al 2,41,32. Eliminiamo questa formula, non ci serve più. D'accordo? E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare P al 2%, P al 3% e fare l'interpolazione lineare. In realtà un po' siamo fortunati perché P al 2% già sappiamo essere uguale a 100.000. 2% è il rendimento nominale e già sappiamo che al rendimento nominale il prezzo è uguale al valore nominale 100.000, e quindi ci rimane solo da calcolare P al 3%. Il che significa riscrivere questa formula mettendoci qui dentro il 3%, mettendoci qui dentro il 3%, leggere i due coefficienti, andare a fare il calcolo, vi do il risultato e viene fuori P al 3% uguale 79.608. Da cui interpolazione lineare, la nostra incognita è P, scegliamo un punto come 1, questo, e un punto come 2, questo, e come al solito scriveremo che P al 2,41% è uguale a P nel punto 1, 100.000, più 2,41 meno 2 diviso 3 meno 2 per 79.608 meno 100.000. D'accordo? La formula è sempre la stessa, cerchiamo di non confonderci, e dovrebbe venire fuori 91.619. Questa è la cifra che il signor Rossi riceve in eredità. Che cosa fa? Ritorniamo a questo diagramma di flusso di cassa. Abbiamo già pagato la rata 6, rimangono da pagare queste rate 7 A, 8 A e così via dicendo. Dobbiamo calcolare qual è il valore della nuova rata dopo che il signor Rossi ha versato alla banca i soldi ricavati dalla vendita dell'obbligazione 92.619. Come ragionereste? Che cosa fareste a questo punto? Dal punto di vista logico, dobbiamo calcolare in questo istante di tempo, dopo che sono state pagate queste rate, quanti soldi ancora rimangono da versare alla banca. Cioè dobbiamo calcolare quello che si chiama il valore residuo del mutuo. Dobbiamo calcolare quanto vale il mutuo P all'istante del tempo 6. Come lo si calcola? Calcolando l'equivalente di tutto questo all'istante del tempo 6. E quindi la formula è sempre la stessa. P6 è uguale alla rata A, che abbiamo calcolato essere uguale a 8.660, che moltiplica il solito coefficiente P dato A
al tasso di interesse che non varia in tutto questo, rimane sempre costante, del 3%, e quante rate? 34, 40 meno le 6 che abbiamo pagato. Leggiamo questo coefficiente. Non c'è il 34? E allora lei non ce l'ha, però io invece in queste tabelle mi pare che 1,1318. Quanto? 21? Sì, 21 sì. 21,1318. In quelle altre tabelle di quell'altro libro non c'erano, in quel caso non si può che fare l'interpolazione lineare. Però teniamo conto di una cosa, ne approfitto per dirlo: quando si fanno i compiti in classe in questa materia si entra in aula solo con la penna e la calcolatrice. Quindi io vi chiamerò, vi assegnerò il posto, è inutile che fate gare, arrivare prima e mettervi in fondo, perché tanto faccio sempre uscire tutti fuori dall'aula, assegno i posti e vi faccio entrare in aula solo con la penna e la calcolatrice, vi faccio lasciare tutto il resto all'entrata dell'aula. Il che significa che se servono le tabelle le avrete fotocopiate dietro il testo del compito, anche per avere una tabella unica che vale per tutti, per evitare ambiguità, d'accordo? Allora 21,1318, e quindi la somma è il prodotto 183.001. Questi sono i soldi che ancora devo restituire alla banca. Guardiamo solo una cosa, ho pagato già 6 rate, da 8.000 euro a rata, 6 per 8, 48, ho pagato circa 50.000 euro alla banca, e in realtà di questi 50.000 euro gliene ho restituiti solo 17.000. I restanti 33, i due terzi, sono serviti per pagare gli interessi. Ricordiamoci come funziona i mutui a rata fissa: nei primi anni quasi tutti interessi, negli ultimi anni invece pochi interessi ovviamente. Cosa faccio? Una parte di questi soldi io glieli restituisco, e in particolare gli restituisco 91.619. Quindi il nuovo valore residuo del mutuo, il nuovo P6 se volete, P6 star, sarà uguale al vecchio P6 meno il valore che ho chiamato il ricavato dalla obbligazione. Quindi 183.001 meno 91.619, e quindi rimangono da restituire alla banca 91.382 euro. E adesso devo ricalcolare la rata, il che significa applicare questo schema solamente a questa parte di mutuo, così come prima c'era 200.000, questa volta ci sarà 91.382 euro. E quindi la formula finale da utilizzare sarà A uguale, l'esercizio dice mantenendo costante la durata e il tasso di interesse. D'accordo? L'esercizio si conclude applicando la solita formula A uguale P, cioè 91.382 per il coefficiente. Quale coefficiente? A dato P. A che tasso di interesse? 3. Per quanti che sono semestri 34. Leggiamo il coefficiente. 0,0473. Sì, 0,0473. È il risultato che viene 4.322. Vedete, questo esercizio già era un po' più elaborato dei precedenti. Allora, domande su questo esercizio?
Allora risolviamo l'ultimo esercizio, l'esercizio a pagina 15, numero 3. Allora, sempre il signor Rossi prende a prestito da una banca per l'acquisto di un'abitazione 100.000 euro e si impegna a restituire la cifra in 30 anni in rate semestrali. La banca applica un interesse pari al 5% annuo per i primi 15 anni, il 6% nominale annuo composto semestralmente per i successivi 15 anni. Determinare il valore della rata nei primi 15 anni e nei successivi 15 anni. Prima domanda. Beh, qui abbiamo un caso leggermente diverso. Mutuo, valore di 100.000 euro, quindi all'istante di tempo 0 entrano 100.000 euro. Non abbiamo un tasso fisso, ma abbiamo un tasso variabile. In particolare qui abbiamo un tasso variabile solamente una volta, varia ai primi e ai successivi 15 anni. Quindi, essendo la rata, cos'era questa rata? Semestrale. Per i primi 30 semestri pagheremo una certa rata A, tasso di interesse del 5% annuale, e per i successivi, chiamiamolo qui 30, così non ci confondiamo, per i successivi 30 semestri invece paghiamo la rata A primo. D'accordo? La prima cosa, leviamoci subito da mezzo la prima difficoltà: essendo rate semestrali ci interessano i tassi di interesse semestrali, d'accordo? Nel secondo caso già l'abbiamo, il tasso di interesse semestrale è il 3%, questo è nel caso B 3% semestrale. Spero che un po' alla volta vi entri questa nomenclatura nell'utilizzo comune. Nel primo caso invece, per calcolare il tasso di interesse semestrale, dobbiamo invertire la solita formula: chi è effettivo uguale 1 più R su M elevato alla M meno 1, ci interessa R su M, e quindi R su M è uguale a 1 più I effettivo, cioè 1 più il 5%, 0,05, elevato a 1 su m, m2 elevato a 1/2 meno 1. E quindi da, vediamo se lo trovo, un tasso di interesse del 2,47% al semestre, semestrale. Nel caso B 2,47%. Quindi in questi primi 15 anni abbiamo il 2,47% semestrale, in questi secondi 15 anni abbiamo il 3% semestrale. Dobbiamo calcolare la rata utilizzando la solita formula: A uguale I 100.000 per il coefficiente A dato B, a che tasso di interesse e qual è M? 2,47 mi sembra scontato. N uguale? Non può essere 30, perché se noi mettiamo N uguale a 30 restituiamo tutti i soldi in 30 rate. Siamo d'accordo?
quella è la formula che utilizzeremo se non ci fosse questo. Se non ci fosse questo, noi metteremmo n uguale a 30 e avremmo calcolato la rata che ci permette di restituire i 100.000 euro in 15 anni, in 30 semestri. Siamo d'accordo? E quindi poi non ci sarebbe più nulla da restituire. Come la calcoliamo? 60, è così. Dobbiamo inserire qui dentro all'inizio tutto il periodo di riferimento. Noi applichiamo questo tasso di interesse per tutto il periodo di riferimento. Calcoliamo la rata, dopo 15 anni andiamo a vedere quanti soldi ci sono ancora da restituire, cambiamo il tasso di interesse e calcoleremo la nuova rata. D'accordo? In questo modo si calcola la rata dei mutui a tasso variabile, esattamente in questo modo. D'accordo? Facciamolo. C'è questo coefficiente sulle tabelle? Mi pare di sì. Quanto viene? No, naturalmente, attenzione, 2,47 non lo trovate mai, dobbiamo trovare i coefficienti al 2%, al 3% per fare l'interpolazione lineare. D'accordo? Questo mi sembra ovvio. Quindi cerchiamolo, cerchiamo i coefficienti, questo lo possiamo cancellare, non ci serve più. Quindi cerchiamo il coefficiente A dato B, 2,60, e il coefficiente A dato P, 3,60. Zero virgola zero trecentosessantuno. D'accordo? Interpolazione lineare, scegliamo un punto come il punto 1 e uno come il punto 2, questo punto 1, questo come punto 2, attenzione alle variabili di interpolazione interpolate, in questo caso noi cerchiamo il coefficiente, quindi possiamo dire che il nostro coefficiente incognito, il coefficiente A dato P al 2,47,60, a chi sarà uguale? Al valore del coefficiente del punto 1, 0,0288, più linea di frazione 2,47, meno 2 per 3 meno 2, che moltiplica 0,0361 meno 0,0288. D'accordo? E viene 0,0322. Quindi qui dentro ci devo mettere 0,0322, cioè 3.220. D'accordo? Ok, questo lo posso eliminare. Abbiamo calcolato la prima rata. Adesso cosa dobbiamo fare? Cosa abbiamo calcolato noi di fatto? Abbiamo calcolato la rata di questo mutuo. 100.000, 3.220, 3.220, puntini puntini, 3.220, 3.220, puntini puntini, 3.220, con qui 1, 2, 30, 31, 60, no? Abbiamo calcolato questa rata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere dopo 30 semestri, quando tutte queste sono state pagate, qual è il valore residuo del mutuo,
e andare a calcolare la nuova rata cambiando il tasso di interesse. Facciamo il valore residuo del mutuo, P30, come lo calcoliamo? Con la formula A, cioè 3220, per il coefficiente. Quale coefficiente? P dato A. A quale tasso di interesse? Sempre al 2,47 per 30. D'accordo? Voglio terminare l'esercizio, quindi vi dico, anche questo coefficiente ovviamente va interpolato, e il coefficiente interpolato viene 210824. Vi do già il coefficiente interpolato, 210824. Che porta a un valore residuo del mutuo di 67.949. Chissà perché avevo la rata 3.223, forse c'è un'altra cifra, strano perché... Ah, nell'interpolazione avevo messo una cifra in più, quando ho fatto l'interpolazione del coefficiente di prima avevo messo una cifra in più e qui c'era anche un 3, se no non vi trovate con i calcoli che ho fatto. Quindi qua veniva 3.223, d'accordo, e anche qui veniva 3.223, questo per completezza. 67.949 sono i soldi che rappresentano il valore residuo del mutuo a più uguale a 30. Quindi ritorniamo qui dentro, ci mettiamo qui questa volta 67.949 e posso calcolare la nuova rata a 1 al nuovo tasso di interesse del 3% semestrale, e posso scrivere che a 1 è uguale ai soldi ancora da restituire, quindi P30 67.949 che moltiplica il coefficiente A dato P, questa volta che tasso di interesse? 3%, per quanti semestri? 30. Questo lo leggo direttamente alle tabelle, viene quanto leggo le tabelle? 0,0510 e mi viene 3.465, e quindi ho calcolato le due rate 3.223, 3.465. L'esercizio si conclude con queste domande: quanto del decimo pagamento viene usato per ridurre il capitale residuo del prestito e quanto per invece pagare gli interessi? Mi sta chiedendo di calcolare I10 e B10. Ovviamente con I10 più B10, decimo pagamento siamo ancora nelle rate A, B10 e B10 mi devono dare come somma A, cioè 3.223. Come si fa? Vi ricordo quello che abbiamo fatto in teoria. Dobbiamo metterci all'istante immediatamente precedente e dobbiamo calcolare il valore residuo del mutuo e l'istante immediatamente precedente. P9. P9 moltiplicato il tasso di interesse mi darà I10. Quindi per prima cosa dobbiamo calcolare P9. Quindi dobbiamo metterci a P9 quando queste sono state già pagate e calcolare l'equivalente di tutto quello che manca all'istante di tempo 9. Come lo facciamo? Dobbiamo calcolare l'equivalente di queste rate più l'equivalente di queste rate. Attenzione, l'equivalente di queste rate all'istante di tempo 30 già l'abbiamo calcolato, così abbiamo ricavato la rata. Abbiamo già calcolato l'equivalente delle rate a primo al 3%, che è il tasso di interesse
degli ultimi 15 anni all'istante di tempo 30. Questo equivalente è 67.949. Vi ricordo che così abbiamo calcolato la rata. Quindi la formula la possiamo scrivere come uguale a 67.949 per il coefficiente. Quale coefficiente? Questo è l'unico importo e quindi dobbiamo usare P dato F. A che tasso di interesse? Il 2,41 per quanti periodi di tempo? Partiamo da 30 e dobbiamo arrivare a 9, cioè 21, d'accordo? E poi c'è la rata A, cioè 3.223 per il coefficiente P dato A al 2,41 sempre a 21. 2,47 è corretto, forse era deciso di meno. C'era un 2,41, 2,47. D'accordo? E anche qui non possiamo che al 2%, al 3% fare l'interpolazione, vi do direttamente il risultato, tanto abbiamo capito qual è il calcolo e viene 93.117. Rappresenta il valore residuo del mutuo a 9. A questo punto I10 sarà uguale a D per P9, cioè sarà uguale a 93.117 per 0,0247, 2,47%. Quanto fa? 2299, quindi 2300. D'accordo? 2300. Il complemento di 10 sarà uguale ad A, 3223 meno i 10 meno 2300. D'accordo? E quindi sarà uguale a 923. D'accordo? Chiaro per tutti? L'ultima domanda, rifate lo stesso calcolo al 40° pagamento. Dobbiamo calcolare P39. D'accordo? Quindi rifacciamo lo stesso calcolo al 40° pagamento. Scriviamo qua P39, vediamo se abbiamo capito il meccanismo, quale sarà la formula, cosa c'è dopo 39, ci sono solamente le rate a primo. E quindi scriveremo a primo, quant'era primo? 3465. Per il coefficiente P dato A, a che tasso di interesse? 3%, perché c'è il 3% nei secondi 15 anni. Per quanti semestri? Dobbiamo calcolare il P39, cioè per 21 semestri. 60 meno 39. Questo coefficiente lo leggiamo direttamente dalle tavole. 15,4150. Quanto viene?
53.413. 53.413, e dopodiché i 40 sarà uguale al tasso di interesse I per P39, cioè sarà uguale a 0,03 questa volta, perché c'è il 3%, per 53.413, uguale 1602. E il complemento B40 sarà uguale ad A' questa volta, quindi 3465 meno 1602, e sarà uguale a 1800. Quando è 1863? D'accordo? Quindi guardate anche come sono diverse queste rate. I 10, grosso modo i 2/3 interessi, un terzo, anche di più, capitale, mentre invece per la rata 40 la divisione è metà e metà, 1602 e 1863. L'interesse scende, la quota capitale sale. Se non ci sono domande, ci vediamo venerdì.